percorsi individuati da parte di questo governo? Ma intanto affrontare il tema della riforma del mercato del lavoro dando concretezza all'apprendistato, che deve essere l'anello di congiunzione tra la formazione e l'ingresso nelle attività lavorative, e poi una capacità di creare sistemi che agevolino anche la imprenditorialità maschile, soprattutto giovanile e femminile. Noi abbiamo nel nostro paese un livello di disoccupazione che ormai ha superato il 9%, ma in quel 9% c'è un 31% di disoccupazione giovanile, e quello che preoccupa di più è quella fascia di età tra i 14 e i 24 anni. Ecco perché bisogna assolutamente affrontare questo problema di un gap che esiste tra il livello formativo e ciò che viene in termini di offerta occupazionale dalle imprese. Noi in Commissione Lavoro abbiamo molto affrontato e approfondito questo tema, anche con un'indagine conoscitiva dalla quale emergono non solo dati ma anche proposte che vanno in questa direzione. Ci auguriamo che il... Ce ne può dire qualcuna? Gliel'ho già detto, una è quella appunto di fare in modo che si accorcino i tempi tra la formazione e l'ingresso nel mondo del lavoro, che ci siano agevolazioni fiscali e facilitazioni di accesso al credito per quanto riguarda la creazione di nuove imprese, che l'apprendistato che è stato sistematizzato dal precedente governo Berlusconi possa trovare forme sburocratizzate che consentano davvero all'impresa di poter avviare al lavoro i giovani. Onorevole Moffa, lavoro nero e flex security, due dei punti cardine del problema al sud. Sì, anche questo è stato oggetto di una indagine conoscitiva della commissione che ho l'onore di presiedere, che concludemmo l'anno scorso, e fu un'indagine utile perché portò anche a individuare e a definire anche un reato specifico che oggi è inserito nel codice penale, che affronta proprio il tema del contrasto al caporalato. Il lavoro nero è una piaga sociale che tra l'altro trova soprattutto in queste aree del Mezzogiorno, in Calabria, particolari forme molto, molto, molto acute. Ovviamente è un tema e un problema che è diffuso anche in altre aree del paese. Si tratta di aggredirlo concretamente, anche qui con una capacità di consentire alle imprese forme che in qualche modo agevolino la stabilizzazione del lavoro, ma nello stesso tempo anche aumentando e rendendo più selettivi le ispezioni. E visto che parliamo di ipotesi di reato specifiche, il ministro Fornero ha ipotizzato di realizzare un vero e proprio reato di omicidio da lavoro per le morti bianche, altro problema che attanaglia il meridione. In Calabria l'ultimo caso eclatante a livello nazionale, quello del crollo dell'impalcatura su cui doveva esibirsi Laura Pausini. Vede, noi siamo un paese che a volte presenta dei dati paradossali. In termini di legislazione in materia di sicurezza sui posti di lavoro noi siamo all'avanguardia. Abbiamo con il decreto legislativo 81 correttivo e migliorativo del 616 introdotto un sistema che sicuramente è tra i primi in Europa, ma bisogna lavorare molto in termini di controlli, in termini appunto di introduzione di reati specifici come quelli di cui parla il ministro Fornero, e bisogna soprattutto alimentare la cultura della sicurezza, che è un dato che deve essere al centro anche dell'elemento formativo scolastico. Questo è un passaggio fondamentale, non si cresce come tutela del lavoratore ma anche come capacità di prevenire il rischio se non si aumenta il grado di cultura e di attenzione sul piano preventivo alla sicurezza. Grazie a voi. Presidente, buongiorno.